distribuzione può aumentare, però comunque considerate sempre che questi hanno sempre un drive, per cui io consiglio, diciamo, il secondo pedale che secondo me ogni bassista deve avere è proprio questo, cioè un preamplificatore che possa fungere da drive, non so se siete d'accordo, però insomma in generale secondo me quello è fondamentale. E andiamo alla al terzo blocco, per cui il terzo blocco è quello dei delay, per capirci. Cominciamo a crearci magari un piccolo setup adesso piano piano. Come di lei adesso. Allora, aiuto. Allora, metto pure il whammy così ci avvantaggiamo per dopo. Come dicevo, questa è la fase ovviamente precedente un po' al discorso che facevamo prima, nel senso che non è che poi uno quando sta cioè se va a fanturo e fa il suo lavoro, se no ti cacciano via dopo 36 secondi. Chiaramente è tutta la fase che c'è prima, cioè di preparazione o comunque anche la fase che cioè, la sperimentazione che dobbiamo fare noi. Prima c'eravamo una pedaliera tutta bella cablata, senza rumori, è normale. Cioè, nel senso quello che noi dobbiamo fare è sempre quello di. Questa fase è quello di sperimentare, per cui più aprite, più fate, meglio è. E poi chiaramente quando stiamo in un contesto un po' più professionale, chiaramente questo no, chiaramente non succederà proprio. Allora, il delay secondo me è il terzo pedale in ordine di importanza, anzi il quarto, perché era l'accordatore, no? Per cui abbiamo detto accordatore, ottaver, un overdrive, è un delay, secondo me. Delay. In questo caso questo delay, vabbè, lo conoscete immagino, la Kai, no? Questo qui è un praticamente un delay che funge anche da loop station. E come vedete, in un certo senso l'ordine, ricordate all'inizio che ho detto, ho diviso in tre blocchi, no? Per cui nella prima parte diciamo gli effetti che abbassano l'ottava o alzano l'ottava, nella parte centrale i distorsori, nella parte finale i delay. Vedete, naturalmente sono andato lì, cioè ho messo un whammy nella prima fascia, un distorsore e un delay. Diciamo, questo è proprio la cosa che mi viene sempre abbastanza naturale. L'accordatore io in genere lo metto prima, perché spesso alla fine metto un pedale del volume. Però in generale a me non dispiace la come posizione quella finale. Allora, il delay fondamentalmente, vedremo dopo, allora, chiaramente il delay è legato a quale fattore? Il fattore a cui è legato il delay. Attento. Quindi chiaramente essendo legato al fattore del tempo, a volte può essere anche impreciso, no? Nel senso soprattutto se il delay è analogico, uno si mette lì a cercare di trovare il tempo esatto, però chiaramente spaccare il secondo spesso non è possibile, no? Essere diciamo spaccare il millesimo in quel senso. Per cui diciamo che quello che vedremo dopo, soprattutto applicato alla loop station, è quello di sincronizzare un delay o sincronizzare una loop station, cioè fare in modo che questa vada a tempo perfetto. Chiaramente a mano questo è sempre relativo, però anche quello è bello, no? Nel senso il fatto che possa non essere perfetto, perché chiaramente poi ci crea quelle cose, quelle differenze che di sera in sera possiamo avere. In generale il delay può fungere in un certo senso anche da riverbero, perché noi sappiamo, diciamo, che alla base diciamo, almeno per quanto riguarda me, le due variabili più importanti oltre a quella del tempo sono le ripetizioni e il volume, cioè il livello dell'effetto. Se io ho tante ripetizioni e un effetto basso, avrò un suono, se c'è invece viceversa. Proviamo a sentire. Allora questo qui ci indica chiaramente appunto il tempo, vedete la pulsazione appunto ci indica un tempo, per cui è già la prima variabile che abbiamo, cioè il fatto
diciamo, il tempo a cui andiamo proprio. Questo ci indica il livello dell'effetto, del segnale pulito e dell'effetto, e queste sono le ripetizioni, cioè il feedback. Se io lo schiaccio, chiaramente le ripetizioni vanno a tempo, e il numero di ripetizioni è dato dal feedback, cioè più alto il feedback, più sono le ripetizioni che possiamo avere. Se io alzo il livello che abbiamo è il livello a cui stanno le ripetizioni, no? Piano piano sfumano, più alzo il livello. Se io abbasso il livello, la prima ripetizione è già bassa, ok? Per cui, ad esempio, io tengo delle ripetizioni altissime, il tempo velocissimo, io ho una sorta di, una specie di riverbero, di alone, no? Per cui questo, ricordatelo, se io alzo, in generale, se io alzo molto il tempo, la velocità del tempo, e alzo le ripetizioni e abbasso il livello delle ripetizioni, io ho una specie di riverbero, una specie di alone. Sentite, è una specie di alone, non c'è più il delay, non la senti più la ripetizione. Quattro pedali, cioè l'accordatore, l'ottavo, il delay e un preamplificatore che possa fungere da drive, ce li dobbiamo avere tutti, secondo me. Comunque, magari già ce l'abbiamo, però comunque smanettarci il più possibile, perché ripeto, cerchiamo sempre di partire dal presupposto che dobbiamo prendere un pedale per volta, perché ogni pedale va sperimentato, però in generale già quelli sono una tavolozza di colori molto efficace per riuscire a suonare. Allora, diciamo, adesso passiamo ai pedali che possono, diciamo, un po' colorare un po' il percorso, essere, diciamo, in un certo senso renderci un po' più particolari. Il Whammy è un pedale che molti bassisti odiano, perché chiaramente ti dà quel suono un po' alla Paperino, no? Che qui molti lo odiano. In realtà, chiaramente, è sempre un pochino il discorso che facevamo prima, cioè ogni pedale dobbiamo cercare di riuscire a trasformarlo, a renderlo un po' più unico, perché in generale